Grazie per avermi invitato. Io vorrei proprio partire da una riflessione sul tempo, sulla percezione che ne abbiamo in generale, che ne abbiamo avuta durante la crisi, per cercare di elaborare qualche riflessione che si colleghi anche al tema della socialità, quindi della lotta alla solitudine e in generale alla lotta al senso di vuoto che deriva, diciamo, sempre più da certi contesti della vita moderna, della vita che ci troviamo a vivere, in cui molti legami sono per le più varie ragioni sfilacciati o addirittura dissolti. Io credo che fra le molte cose cui ci ha indotto a riflettere, se qualcuno ha avuto voglia di riflettere, ma qualcuno certamente ne ha avuta, la crisi, è stata proprio la natura, del tempo, il modo in cui lo viviamo, il modo in cui lo interpretiamo, perché molto spesso, troppo spesso, si considera il tempo un'entità perfettamente riconoscibile, con la quale addirittura essere a proprio agio. Non è così. C'è un famoso linguista, americano, George Lakoff, che è il massimo studioso delle metafore in politica, che ha proposto una sfida all'apparenza semplice, in realtà piuttosto inquietante. Lui ha detto: provate a pensare o a parlare dello scorrere del tempo senza usare metafore. E notate che scorrere del tempo è una metafora. Vi renderete conto d'un tratto di qualcosa di sconvolgente, semplicemente cioè di non essere capaci di farlo, del fatto cioè che noi tutti, non disponiamo di parole dirette per parlare dello scorrere del tempo. Questa è una delle tante conferme, dirette e indirette, del suo carattere sfuggente e inafferrabile, che in realtà la nozione del tempo non sia un dato scontato, ma molto spesso il risultato di un'impostazione culturale. Noi lo vediamo guardandoci un pochettino attorno. Faccio qualche citazione, qualche esempio di percezioni culturalmente molto diverse dalla nostra del concetto di tempo. Per gli indigeni Papua delle isole Troubriano, oppure per gli indiani Hopi, il tempo semplicemente non esiste passato o futuro, ma vi è un'unica entità parallela che si svolge su una specie di pianoro temporale. Presente, passato e futuro fanno tutti parte per loro di una sorta di ampio, eterno, dislocato presente. E questo ci ricorda come una nozione molto simile ce l'avesse Sant'Agostino molti secoli fa. Sant'Agostino, che è uno dei pensatori che più si è dedicato alla riflessione sul concetto di tempo, diceva: se mi chiedete, sai cos'è il tempo? Certo che lo so, ma se mi chiedete di spiegarlo, non sono capace. E in realtà nessuno di noi è davvero capace. Lui arrivò a elaborare l'idea di presente del presente, presente del passato e presente del futuro, e quindi ancora una volta una sorta di distesa uniforme, ben diversa dalla nostra percezione, per certi aspetti, nevrotica, come dirò fra un attimo, del tempo, percezione nevrotica, che è una delle premesse per la genesi o per l'incremento del senso di solitudine, di cui parlavate prima. In realtà, ripeto, il tempo è un fatto culturale. Nel momento in cui il tempo per le più varie ragioni rallenta, e questo per molti di noi è accaduto durante la crisi, ma questo accade anche in momenti al di fuori della crisi di straordinaria fortuna, quella in cui riusciamo a percepire l'attimo, a percepire quello che stiamo facendo esattamente in quel momento, comprendiamo come l'idea di tempo lineare cui siamo abituati, che poi è l'idea di tempo produttivo, che poi è l'idea di un tempo legato molto al sistema capitalistico, dicevo che quell'idea sia niente affatto l'unica possibile. A tutti noi è capitato di essere completamente immersi in qualche attività. Fare del giardinaggio, guidare la macchina in autostrada, disegnare, fare un'arte marziale, quello che volete. E tutti quanti noi, più o meno, abbiamo sperimentato quel senso di essere perfettamente nel presente, che normalmente ci sfugge, nella, ripeto, nevrotica condizione di persone, dilaniate fra passato che è andato via e futuro osservato in modo ossessivo e nevrotico. Questo tema ci porta a un'altra questione, che è una questione secondo me fondamentale nella riflessione su come
potrebbe o dovrebbe essere un futuro diverso dal punto di vista individuale, individuale e collettivo, e cioè una riflessione sui concetti molto diversi fra loro, simili all'apparenza e molto diversi fra loro, di fretta e rapidità. Noi viviamo in un mondo dominato dalla fretta, e la fretta non è altro che l'esito della incompetenza, il modo di agire di chi è competente, padrone di una certa materia, quando deve fare un'efficace, per l'appunto con rapidità. C'è un aneddoto che io amo molto, riguarda Picasso. Abbiamo qualche problema sull'audio, forse... Una volta lui fosse... No. Non mi sentite? Adesso sì, cioè, ogni tanto vibra. Ecco, okay. Vai. Picasso, dicevo, c'è questo aneddoto che io amo molto, che trovo assai istruttivo e illuminante. Pare che lui una volta fosse in un caffè parigino assieme a degli amici e distrattamente disegnasse uno scarabocchio su un tovagliolo di carta, e una signora seduta a un tavolo vicino, avendo notato il gesto, si avvicinò e chiese di poter comprare il disegno, ovviamente. E Picasso disse certo. La signora chiese quanto volesse, quale fosse il prezzo, e lui indicò una cifra spropositata. La signora disse: ma com'è possibile? Ci ha messo pochi secondi. E lui la guardò sinceramente stupito e disse: guardi signora, io ci ho messo tutta la vita. Ecco, questo è un buon modo per dire di come il gesto rapido, qualcosa di simile, la racconta anche Calvino nella sua lezione americana sulla rapidità, raccontando una leggenda cinese. La rapidità è il risultato della preparazione, della competenza, della padronanza. La fretta è il risultato della nevrosi, dell'incapacità, della incapacità di stare nel presente. E se noi facciamo caso alla modalità di azione, modalità esistenziale di molti uomini e donne di potere, politici, ma non solo, ci rendiamo conto di come essi siano dominati dalla fretta, che è anche un esito del narcisismo, della incapacità di cogliere il tempo, e dunque dell'incapacità di immaginare il futuro, intrappolati come sono molti di loro in una sorta di presente senza senso. Ecco, una rielaborazione dell'idea del presente proiettato su un futuro che è un futuro da progettare e da costruire, secondo me è una delle cose che noi dovremmo trarre da questa esperienza, sfuggire all'idea narcisistica del presente ossessivo e dominato dalla fretta, per recuperare alcune idee che hanno a che fare con la competenza, la padronanza e il progetto del futuro, avendo una percezione del futuro. C'è una frase famosa con cui mi piacerebbe salutarvi, è una frase che viene attribuita ad Alcide De Gasperi, che effettivamente la disse, ma non era sua, era di un predicatore americano del XIX secolo, che ha a che fare con la natura della politica, come dovrebbe essere, come spesso non è. Egli disse: un politico pensa alle prossime elezioni, uno statista pensa alle prossime generazioni. Ecco, in maniera potentemente sintetica, questa frase fa riferimento a un'idea di recuperato rapporto col tempo, che vuol dire recuperato rapporto con gli altri, un'idea di solidarietà, che è una solidarietà nel presente fra gli umani che sono qui, è una solidarietà e quindi un senso di comunità proiettato nel futuro verso le prossime generazioni. Se noi riusciamo da questa crisi, oltre a tutti gli spunti pratici, concreti, operativi che hanno a che fare con le azioni da compiere subito, anche a recuperare una diversa percezione, quindi una diversa pratica del tempo, beh, appunto la crisi credo non andrà sprecata. Grazie a tutti.